Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi voglio farvi vedere l'ultimo upgrade ufficiale del mio super monopattino elettrico. Ragazzi, chi segue il canale ha già capito che io sono un amante della tecnologia, del fai da te tecnologico, e ragazzi, mi piacciono tantissimo le batterie. Batterie e tutto il mondo che sta attorno. Ora, io nel mio monopattino elettrico è un Kirin M4 Pro. Ho già fatto tantissimi upgrade, sia come estetica che come potenza, che come coppia e che come usabilità. Ora, l'ultimo upgrade che andrò a fare sarà quello del cavalletto, perché ragazzi, nell'effettivo casa madre ha fatto un cavallettino troppo piccolo e capita che batte e che cade. Perciò devo fare una sorta di prolungamento per appunto andare a rendere questo cavalletto più forte. E allora ti mostro il nuovo upgrade. Questo, ragazzi, è la scatolotta che ho stampato con la stampante 3D. Eccola qua, questa pezzo 1, pezzo 2. Questi sono un lato dei ganci e l'altro lato con ganci e viti. Questi qua, ragazzi, poi andranno nascosti tramite un tappo fatto su misura che andrò appunto a incassare sulla placchetta di plastica. È tutto progettato ovviamente da me e tutto stampato in 3D. Ma che cos'è, ragazzi? Questo è il nuovo cruscotto del mio monopattino elettrico. Ve lo posso far vedere acceso, eccolo qui, anche se siamo contro luce, perciò tanto quanto. Va bene ragazzi, questo è il mio nuovo cruscotto e abbiamo da un lato quello originale del monopattino elettrico, dove ho i chilometri percorsi, chilometri orari e l'impostazione delle velocità 1, 2, 3. Poi ho il piccolo display LED che è qui, però ragazzi, con questa bella giornata di oggi si vedono poco e niente. E poi abbiamo il cruscotto, eccolo qui. Questo è il nuovo cruscotto che è connesso direttamente alla nuova BMS. Questo cosa mi indica in tempo reale? Mi indica, ragazzi, gli assorbimenti che ci sono sul comparto batterie, mi indica il voltaggio effettivo della batteria, mi indica la temperatura della batteria e poi tante altre informazioni riguardanti alla batteria. In più abbiamo una sorta di lancetta centrale che mi indica la percentuale di batteria rimanente, in questo momento 92%. Poi abbiamo il menu che, se vado avanti, mi dà in tempo reale i livelli di carica delle batterie. Eccole qua, 4,09 4,09 4,09, sono tutte, ragazzi, 4,09. Un bilanciamento così, ragazzi, è raro da trovare. Ovviamente è raro da trovare su BMS economiche. Questa BMS, solo la BMS, ragazzi, mi è costata 130 euro. Però, ragazzi, è una 60 ampere tipica, cioè nominale, però arriva a picchi anche di 200-300 ampere.
e questo mi ha permesso di avere un monopattino molto più sprint in salita. Ho recuperato tanta coppia, così non velocità a chilometri orari, perché quella resta sempre limitata 20-25. Poi in base al mio computerino io vado a settare per esempio velocità 1, velocità 2, eccetera eccetera. Ciò che ho recuperato, come già detto nei passati video, è la forza, la vera e propria forza del monopattino elettrico. Se vuoi andare a capire qualcosa in più del mondo dei monopattini elettrici, io ti ricordo che su Amazon c'è il mio libro, il manuale del monopattino elettrico. Ho scritto, ragazzi, oltre 150 pagine tutte sulla tecnologia dei monopattini, come funziona la batteria, i controller, gli accessori. Grazie a molte collaborazioni ci sono tantissimi accessori ad ottimo prezzo. In più, tramite il tuo smartphone puoi andare a scansionare i vari QR code. Scansionando quelli, ragazzi, andrete direttamente alla pagina dei vari prodotti. E poi, oltre questo, se vuoi iscriverti al canale Telegram, iscriviti, sotto trovi il link. E anche eventualmente, se vuoi studiare la tecnologia delle batterie, capire come si assemblano, come si riparano, il corso Battery Maker, te lo ricordo, sempre sotto, per ora in promozione, 100 euro in meno per tutti quelli che prenotano. Poi c'è anche il corso Power Wall Maker, è un corso dedicato a chi vuole costruire un gruppo d'accumulo per il proprio appartamento e per chi vuole abbandonare, diciamo, il lente fornitore energetico, o meglio risparmiare tantissimo sulle bollette del lente fornitore energetico. Niente, ragazzi, questa è la prima uscita col nuovo cruscotto e diciamo che soddisfa. L'unica problematica forse è il controluce, però ragazzi, si vede, ecco, si vede, non si vede chissà quanto, però si vede. All'accensione e lo spegnimento è automatico. E poi niente, questo in generale è il mio monopattino. Modalità 1. Ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio, ciao e al prossimo video.